Gianni Colacione per Libri TV, oggi è 26 settembre e siamo qui a Roma in compagnia di Palden Giazzo, che è un monaco tibetano. Facciamo questa intervista a questo monaco che è stato imprigionato dal governo cinese e ci assisterà Dechen Delker per fare la traduzione. E cominciamo chiedendo a Palden, ovviamente, intanto quanti anni ha, perché è stato imprigionato e che, diciamo, come è stato trattato, quanto tempo è durata questa prigionia. E adesso Dechen lo traduce. Ani gen zonga nan ka zhe xu res lo ga zhe xu res en zonga nan ka de nyang dan jo ra o di di ko la de de chik sung da la en gong lo ga zhe yin se ani ta lo ta lo lo tan da yin o ni shu ka te ge chu ge ni le yo re ani a yo o tan da tre ani ani In prigione sono stata 33 anni. Di chemi lo sumju so sunju be yikje kuran yes. Io ho anche come si chiama documentazione che loro rilasciano che lui è stato in prigione. Di inde ne chunga nenglo lo sumju so sun de be ring la yineta. Allora, parliamo del 1960, 61, 62 in poi, dice che in prigione il mangiare è pessimo, non c'è un mangiare buono. Allora tanta gente si sono morti per la fame anche nel prigione. Di kanga ha guo di ne lo le jiao yue xi ene di ne tin pie be ge zhe yi ma duo ge zhi yin jun ne mei xi ga te bi la nang le ye me ne xie bu di ra ma duo ti ka san xie ya sa ba ke mei xi xie bu xie ya mei xi ta ra yin xi. Allora lui dice che c'è un libro scritto, suo libro come biografia, tipo fuoco sotto la neve, dice che lì scritto tutti come trattavano nel prigione anche altri suoi compagni, quindi lì quello che è scritto tutto è sua esperienza, suo, non è una cosa detto bugie qualcosa, però proprio esperienza diretta, quindi è scritto nel, come si chiama, tradotto in lingua, 28 lingue ci sono. Chiediamo adesso per quale tipo di accusa. Sì, allora, motivo qui hanno arrestato molti prigionieri politici tibetani, perché nel 10 marzo del 1959 ci fu una grande rivolta da parte del popolo tibetano. Allora loro diceva nel slogan o nel quando faceva manifestazione, cinesi andate via a casa vostra, questo è il nostro paese, noi vogliamo essere liberi. Quindi dicendo queste parole, accusa, dice che è messo in carcere, prigione. Queste che ci sta mostrando Palden sono una sorta di documentazione in lingua cinese di tutti, diciamo, i trascorsi carcerari che Palden ha passato. Dechen ci illustra meglio. Ti garanto.
Tiene Tongalo Losum to Sosu June, Taku Chebe, Yjongo Madres, Yjongo Madre, Dinan Lola, any Nanangi, Kari Yimi, Tongal Juguya, Jumde Kari Yimi, Lokatu Yumi Kanga, Timbung Ming, the Shipshitching Ming, the Kanga Yuaris, the Kuranzu, Timgal, the Yajin Yuaris, the Momadi, Ma Yungu, and Jogorin. Master, woman, would you the last such as taking shake the curious? That the woman is the questi sono documentazioni che quando loro stanno in prigione, allora chiamano sentenza tipo così, no? Allora danno questo rilascia questo foglio. Poi dici che quando fanno uscire dalla prigione vogliono indietro. Allora lui ha detto un po' bugie, ha detto io ho perso, non posso consegnare. Così lui è tenuto di nascosto. Per questo come testimoniare, fare testimonianza. Qui c'è tutti i nomi di avvocato, nome del chi è che è torturato, insomma torturatore, come si dice. Ci sono tutti quelli che fatto male a lui. Allora Palden, come venivi trattato in cella? Come era il regime carcerario? Yeah, to stamp jet, lynch, any Tondo gets shaking me to any yard ya long chair, any Tula Gangama be my answer, any love dam to stook dam, Baba did dam, any gang by ya yambo dam, bit ruru, so any talk about the toy ya you, ma took the toy guy aga, books in Nisha. Tabatang, mak sobong mak salam arab. Ini ni, dok pasur ini, kan cuma suci ni. Ini yang tuh mungkin lah koran tu, cutung ya, cadang nol, cukup mak yuar apa, cukup mak cadang nol ni, habis nol lu je, marang ya suci. Ini suci, dah tuh tu, ikjak kanga emji, takjak cecik, ikjak kanga yuar tanda bagai kuyus, di cerang tu. Dia pari jenguk ni tadi tino lu yes, tino lu yes, ha, ciri ciri yes. Di sini? Di sini, entah tu yang ada. Tortura sono vari, però se lui fa un esempio, no? Dice che si lega, cioè un ferro, due punti, si mettono qui, poi fanno legare mani così. Poi dopo mettono vetri rotti qui e stanno a fare con ginocchio. Poi fanno delle domande, come si chiama, vengono fatto uscire dalla cella e portano ufficio e fanno fare dei come si chiama, domande e risposte, interrogatorio. Allora dici che quando loro mettono anche su corda sopra, no? Come legare, no? Tutto, insomma un po' complicato. Allora dici che dopo loro mettono anche acqua calda, acqua di tè. E buttano addosso, questo è tutto senza vestiti. Poi mettono ferro qua, vedi, fatto vedere lui, guarda. Qui c'è buchi, guarda. Con quello ferro due punti e mettono così. Allora dici che vengono lacrime spontaneamente, no, dolorosissimo, capito? Molto dolore. Quindi c'è tortura, sono molto... molto frequente. Dice che Maris, Boxola, ini, wa,
Allora dici che loro mettono sul tavolo tutti gli strumenti, no? Per electric shock. Mettono quello lungo, medio, così. Poi loro davanti a questo vicino strumento e fanno delle domande, fanno degli interrogatori. Poi loro mettono cosa sulla denti. So cosa? Ngala ini sobo di te te to ba wa ma bu tu te te na bu se to ga tu ga ga. Si. Ko wa tu. Si meso cosa no? Vede nero tutto. Ah. Na bu. Non ho capito che cosa è cosa. Wa tu. Elettrico, cosa elettrico. Corrente elettrico fanno torturano così. Boxo ini poi mettono sulla bocca e si è tolto anche i denti, rotto i denti. Nel 1990 lui ha avuto questa cosa. Settembre? 13 settembre. 1990 ha fatto Trapci. Questo prigione si chiama Trapci. Quando lui ha fatto scossa, no? Allora ha tolto due denti qua, due denti dietro. Ha fatto scossa. Torturatori c'è nome di questo torturatore, c'è nome anche dentro lì. Allora dici che peggio di me, ancora più doloroso, perché donne tibetane vengono, come si chiama, vagine, quando mettono cosse elettrico. Tante donne sono uccise. Allora dici che ci sono anche donne che ha subito questo cosa elettrico. Adesso possiamo vedere, stanno in Belgio, anche in Dharamsala, sono potuto fuggire alcuni. Allora anche loro fanno testimonianza. Allora dici che i cinesi sempre dicono bugie, noi trattiamo bene i tibetani, non facciamo violenza, non torturiamo. Tutte queste bugie dicono. Poi gli occidentali non possono entrare in Tibet, quindi come facciamo noi? Come possiamo fare? Lui dice. Lui dice che ha buttato acqua calda. Allora un medico americano ha fatto tutto, come si chiama, controllo, ha fatto analisi, guarda. E questo è il suo... Sì.
Stava in prigione? C'è questo... Che lui aveva segno di tipo croce, no? Allora diceva che quello è segno della Hitler, allora hanno fatto togliere con la, per forza, no? Ha avuto tanto dolore anche lui, vede, lì si vede tutto. Con coltello. Con coltello, sì. Senza anestesia è fatto. Cioè, parliamo di un tatuaggio che avevano detto che sembrava una svastica ed è stato cancellato con un coltello. Sì.